Una delle dinamiche ricorrenti tra le persone che aiuto con il mio percorso è quella di essere troppo attente ai risultati anziché all'impegno profuso quando si vuole migliorare un risultato. Questo tipo di attenzione ai risultati paradossalmente li peggiora anziché migliorarli. E questo avviene in tutte le situazioni, sia che tu sia un genitore, che sia un insegnante o un manager. Per cui, quando vuoi migliorare determinati aspetti, atteggiamenti o risultati, quello che devi fare non è concentrarti sui risultati stessi, ma sui cambiamenti da fare e soprattutto sull'impegno che si profonde. In questo video ti spiego perché e soprattutto come poterlo fare, a partire dal caso di una coppia di genitori che si è rivolta a me perché non sapeva più come aiutare il figlio per farlo studiare, dato che rischiava seriamente la bocciatura all'esame di terza media. Nei primi 2 anni di scuola il ragazzo si era barcamenato con una dignitosa sufficienza, ma durante i primi mesi della terza i voti erano notevolmente peggiorati. I genitori non sapevano come fare, perché il figlio, a loro dire, non si impegnava abbastanza e soprattutto non portava a casa voti sufficienti. Gli insegnanti li avevano avvertiti che di questo passo il figlio non sarebbe stato ammesso all'esame di terza media. Dicevo prima che è una dinamica abbastanza tipica quella di concentrarsi sui risultati perché si vuole migliorarli e in realtà ottenere un loro peggioramento. Da un lato siamo così portati a concentrarci sui risultati perché viviamo in una società performativa, o come l'ho definita in altre circostanze, una società performatica, ovvero dobbiamo avere performance, prestazioni, simili ai dispositivi informatici, sempre infallibili e sempre aggiornatissimi. Dall'altro, soprattutto nell'ambito scolastico, perché la scuola stessa misura gli apprendimenti e le competenze sulla base dei risultati, ovvero dei. Ma vediamo che cosa succedeva fondamentalmente in questa famiglia. Il ragazzo effettivamente studiava per una mezz'oretta il pomeriggio prima di un'interrogazione o di una verifica. Il tempo chiaramente non era sufficiente per conseguire una sufficienza, considerato oltretutto le lacune che aveva accumulato nel corso dei mesi precedenti. Per cui inevitabilmente prendeva un voto negativo. E quando tornava a casa con l'insufficienza, per esempio un 5, la reazione dei genitori era quella di biasimarlo per non aver studiato abbastanza, per cui lo punivano proibendogli di uscire di casa con gli amici, di recarsi agli allenamenti di calcio e di giocare con i videogiochi e lo spedivano in camera sua a studiare. In un modo o nell'altro, però, il ragazzo riusciva a recuperare un cellulare o comunque a dedicarsi ad altre attività anziché studiare. Questo modello educativo risente di due grosse erronee convinzioni, di due gabbie che bloccano lo sviluppo tanto del ragazzo quanto quello dei genitori. La prima è l'idea di premio-punizione o di bastone-carota. Ovvero, se c'è un comportamento positivo ti premio, se c'è un comportamento o un risultato negativo ti punisco. La seconda convinzione è che l'impegno e soprattutto la motivazione siano frutto della volontà e della costrizione. Ma esaminiamo la dinamica in sé. Il giorno precedente all'interrogazione o alla verifica, il figlio effettivamente dedicava circa mezz'ora di tempo allo studio, tempi che chiaramente non sono sufficienti per conseguire un voto positivo né tantomeno per imparare un argomento. Tuttavia, per il figlio, mezz'ora di tempo è un tempo considerevole e uno sforzo notevole. Il risultato che però il ragazzo ottiene il giorno della verifica o dell'interrogazione è un voto negativo, a cui si aggiunge il rimprovero dei genitori. Questa situazione di duplice disconoscimento è chiaramente fortemente demotivante. Per qualcuno non nego che possa essere un motivo di riscatto, di rivincita, che lo stimoli a un maggior impegno, ma nella maggior parte dei casi, e nel caso specifico, questo portava a ulteriore disimpegno. Perché dopo aver comunque faticato mezz'ora, che ripeto non è un tempo sufficiente né per gli insegnanti né per i genitori, ma per il ragazzo è un tempo notevole, per cui il pomeriggio dopo il rimprovero o il pomeriggio successivo, quando è di nuovo chiamato a studiare, il ragazzo, anziché impegnarsi di più, sarà tentato ad arrendersi. Perché dentro di sé penserà fondamentalmente che tutto sommato, sia che non studi nulla o che studi mezz'ora, tanto il risultato è lo stesso: voto negativo e rimprovero e punizione dei genitori. Se sforzarsi mezz'ora produce comunque risultati negativi, ripeto, il voto e il rimprovero e la punizione, tanto vale non impegnarsi, quantomeno avrò trascorso il pomeriggio senza dovermi sbattere per lo studio. È chiaro che non sto difendendo questo tipo di atteggiamento da parte del ragazzo, ma il mio compito è spiegare la dinamica che avviene all'interno di un ragazzo come questo, o anche all'interno dei vostri studenti, se siete insegnanti, piuttosto che dei vostri collaboratori, se siete chiamati a gestire un team di persone. Potrà sembrare un comportamento poco serio, poco maturo, ma questo è. E
E in quanto adulti, in quanto genitori, in quanto insegnanti, in quanto manager, siamo noi chiamati a creare le condizioni affinché il nostro figlio, il nostro studente, piuttosto che i nostri collaboratori siano disposti a fare quel pezzettino in più, quello sforzo necessario per migliorarsi e per portare a casa i risultati necessari. Il modo migliore per farlo allora non è punire, non è umiliare, non è disconoscere, non è criticare. Il modo migliore è valorizzare. Valorizzare l'impegno anche minimo, anche quando per noi è assolutamente insufficiente. Per cui in questi casi è fondamentale ignorare il risultato e valorizzare, ripeto, anche il minimo sforzo. Per esempio, tra le varie strategie ho proposto ai genitori di comunicare questo messaggio al figlio quando tornava a casa con un voto negativo, commisurandolo al tempo che effettivamente aveva dedicato allo studio il giorno precedente. Ho visto che ieri hai dedicato effettivamente mezz'ora del tuo tempo allo studio e con solo mezz'ora del tuo tempo hai comunque conseguito 5. Immagina se anziché studiare solo mezz'ora, tu avessi studiato un'ora, quale voto avresti conseguito? Da questo punto di vista non c'è nessun biasimo, non c'è nessuna predica, ma ci sono fondamentalmente tre azioni. La prima è il riconoscimento dell'impegno, vale a dire che come genitore io ti ho visto anche per quelle piccole cose positive che fai e non solo per quelle negative. La seconda è il riconoscimento delle potenzialità, perché anziché dirgli che sei un asino, sei un incapace, un lazzarone, ti dico che cosa avresti potuto fare e implicitamente ti sto dicendo che tu non sei questo voto, sei qualcosa di più. Terza azione è che il ragazzo viene richiamato alla sua scelta, alla sua responsabilità. Perché quando pongo la domanda chissà quale voto avresti preso, lo sto investendo di una responsabilità. Chiaramente molto dipende dal tono con cui si pronuncia questa affermazione o questa domanda, nonché da altre strategie. Tuttavia, se si vogliono ottenere cambiamenti significativi, è fondamentale puntare sulla valorizzazione dell'impegno e sulle azioni da compiere più che sui risultati. Perché come dice un vecchio proverbio, se ti concentri sui risultati non otterrai cambiamenti. Se ti concentri sui cambiamenti otterrai risultati. Per cui, ripeto, è fondamentale quando si lavora per migliorare le prestazioni, che è necessario migliorare in alcuni contesti e in alcune circostanze, ripeto, è importante riuscire a separare i risultati dall'impegno, andando a valorizzare l'impegno anche minimo, anche impercettibile, anche quell'impegno che per noi non è sufficiente. Perché questo è il modo più efficace per stimolare un maggiore impegno e di conseguenza nel tempo il conseguimento dei risultati auspicati. Di fatto, sottolineando e apprezzando l'impegno del figlio, nell'arco di qualche settimana i due genitori hanno visto incrementare effettivamente il tempo dedicato dal figlio allo studio, arrivando addirittura a un tempo per loro incredibile di quasi 3 ore di studio nei giorni precedenti a una verifica o a un'interrogazione importante. I risultati in termini di voti sono arrivati verso la fine del mio percorso, in particolare i primi voti positivi. E ho poi saputo che il ragazzo è stato ammesso all'esame e l'ha superato con un voto sufficiente. Tanto lui quanto i genitori erano estremamente soddisfatti, perché le premesse erano quelle di una probabile bocciatura. Peraltro, questo ci dice come gli insegnanti, al di là del risultato in sé, spesso apprezzino l'impegno che i ragazzi ci mettono, tanto che hanno ammesso e promosso all'esame un ragazzo che non aveva comunque conseguito la piena sufficienza in tutte le materie. È chiaro che questa è solo una delle strategie che sono state messe in campo da questi due genitori per riuscire a trasformare il comportamento del ragazzo, per riuscire a trasformare il suo impegno. La cosa fondamentale da tenere presente è che innanzitutto ciò che è stato trasformato, ciò che i genitori hanno trasformato, è stato il loro comportamento nei confronti del ragazzo. Sono loro che hanno mutato atteggiamento e hanno utilizzato strategie diverse. Queste strategie, lo dicevo prima, tuttavia non sono valide solo nell'ambito educativo, nell'ambito della genitorialità, ma sono valide anche nell'ambito scolastico e in quello lavorativo. Se vuoi migliorare le prestazioni, il rendimento di un tuo collaboratore, del tuo team di lavoro, quello che devi fare è sottolineare e valorizzare soprattutto l'impegno. Non è l'unica strategia possibile, né tantomeno la soluzione a tutti i problemi, ma è un piccolo passaggio trasformativo, innanzitutto che trasforma te stesso e il tuo modo di porti e che vale la pena, ti assicuro, di provare insieme ad altre strategie e ad altre modalità comunicative che spiego nel mio percorso. Bene, se sei arrivato fino a questo punto del video, molto probabilmente anche tu sei interessato a ottenere trasformazioni di questo tipo per te, per la tua famiglia, per la tua classe, se sei un insegnante o per il tuo team di lavoro.
a sentirti libero di realizzare le tue potenzialità, qualunque esse siano. Il mio percorso di 12 settimane aiuta chi si sente insoddisfatto, chi sente di non riuscire, nonostante tutti gli sforzi, tutto l'impegno, i tentativi, a uscire dalle gabbie in cui è intrappolato e a lanciarsi finalmente nella vita che ha sempre desiderato vivere. 3 sono i presupposti di cui ha bisogno una persona per poter vivere pienamente in modo soddisfacente la propria vita e le proprie relazioni. In primo luogo ha bisogno di riconoscere ciò che la tiene prigioniera, ovvero sapere quali sono le convinzioni, le aspettative personali, familiari, sociali, a talvolta anche religiose, che impediscono di uscire da certi schemi e comportamenti ripetitivi, dolorosi, inefficaci. Il secondo presupposto di cui ha bisogno chi si sente prigioniero sono boccate d'aria fresca, ovvero la capacità di sapersi prendere tempi e spazi di libertà, provare a fare cose nuove, cose diverse, perché prendersi del tempo e degli spazi per sé, stare bene, aiuta anche le persone che ti vogliono veramente bene a stare bene a loro volta. Chi vive la vita che gli altri si aspettano tende a considerare ciò che è giusto o sbagliato a seconda di quello che gli altri pensano essere giusto o sbagliato. Crede che dedicarsi a sé sia mancare di attenzioni, di amore agli altri, come quei due genitori che pensavano che non mettere sotto pressione il figlio, ad esempio a cena quando rincaravano la dose della predica, fosse un modo efficace, e hanno invece imparato che magari durante la cena si può parlare di qualcos'altro che non siano i problemi che riguardano la famiglia, spaziare in altri campi. Perché quando eserciti con naturalezza la tua etica di vita, ovvero quando decidi autonomamente che cosa è giusto per te, quando esci in sostanza dalle convinzioni, dalla visione del mondo che gli altri ti hanno imposto, che ti impongono, senza che magari tu te ne rendi conto, capisci che l'orizzonte della tua vita può abbracciare finalmente anche quelle persone importanti che ti stanno vicino, non per quello che fai per loro, non per quello che contribuisci a realizzare, ma per quello che tu sei per loro. E infine la terza cosa di cui ha bisogno una persona per vivere la propria vita è sentirsi capace, sentirsi in grado di affrontare e superare le difficoltà, sentirsi di meritarsi il meglio dalla vita. Questo significa concretamente spostare la propria attenzione dalle cose che ci fanno stare male alle cose che fanno stare bene. La ragione di questa svolta sta nel fatto che chi vive la vita che gli altri si aspettano, bloccato nelle sue convinzioni, finisce per ritenere normale stare male o sentirsi in colpa, sentirsi inadeguato. Ogni volta che lavoro con un mio cliente su queste microazioni che chiamo azioni effetto farfalla, è che si producono aperture, scoperte inattese. Ci si scopre in sostanza in grado di, capaci di, migliori, molto migliori di quello che gli altri ci hanno voluto far credere e di quello che si è finito per convincersi. Questa lucidità ha portato appunto quella coppia di genitori a sentirsi adeguati rispetto all'educazione del proprio figlio, anziché colpevolizzarsi per non riuscire ad aiutarlo. E soprattutto gli hanno consentito loro di avere un rapporto più sereno e collaborativo con il figlio. Se questo è il tipo di risultati che anche a te interessa ottenere, richiedi una call gratuita di 30 minuti in cui posso capire se posso esserti veramente d'aiuto, perché il mio percorso non è adatto a tutti, questo è importante dirlo. Tieni presente inoltre che trattandosi di un percorso che mi richiede parecchie energie, perché è un lavoro individuale che è adatto alle caratteristiche specifiche della persona con cui lavoro, a partire dall'ultima settimana di maggio ho soltanto 5 posti disponibili.